Ok, zio Lollo. E qui ridiamo. Adesso vedrete un bel match. Adesso zio Lollo scantina la testa. Destra, sinistra. Fa 4 flessioni e una capriola. Ci siamo. E ora vediamo il match. Zio Lollo con tanta pressione. Ok, sto cominciando, ragazzi. Sono pronti. Qui c'è un altro match incubo. Però son tutti e due bravi. Aspetta un attimo, fermi. Non schiacciare. Un attimo solo, scrivimi i nomi. Ok, zio Lollo contro Soul Little Rock. Allora, questo match è un po' un incubo per GIF. Perché... Un attimo. Vai, andate. Ok, comincia. Ok, questo è un match per lo zio. Un match veramente difficile. Però lo sa giocare. Però diciamo che se Seth comincia, Seth comanda, appunto. Seth comanda veramente tanto. Il zio Lollo deve indovinare. Diciamo che se il zio Lollo guessa il giusto, può rubare la partita. Però non è un match bello da affrontare. Ok, comunque zio Lollo sta cercando di rubare la vita. Ma nonostante anche se ha la lead, non può permettersi di tartare. Perché non può tartare? Perché se Seth riesce a accumulare la super, può fare semplicemente Sonic Boom super, mentre lui la salta per schivare il Sonic Boom. E cosa significa? Che poi ti rigira il match all'ultimo, pochi secondi dalla fine. Per cui deve riuscire ad entrare, appunto. Deve spingerlo in corner e riuscire ad entrare in qualche maniera. È un match difficile. Vediamo come si comporta. Si sta comportando molto bene perché lo conosce. Però sarà difficile. Eccolo. Qui è un 50-50. Sta giocando molto paziente, molto safe. Soul Eater sa cosa fa e sa che comanda lui. E adesso siamo a fine vita. Vediamo. Oh, se Lollo riesce a entrare una volta, la porta a casa. Però eccolo, l'ha fatta, l'ha fatta. Oddio. Cara XXPD. E intanto ed è riuscito a vincere il primo pallino. Sì. Ok. Soul sa quello che fa. Bravo. Comanda. Bravo. SPD. Ok. Deve essere molto paziente. Molto paziente. Non deve avere fretta. La folla esulta per zio Lollo. Sì, no, la folla esulta contro Seth. È differente da esultare contro zio Lollo. Con zio Lollo. È la stessa cosa. No, la gente odia Seth, non è che odia Daniel, Soul Little Rock. Lì comanda Seth, non c'è un cazzo da fare. Oddio, aveva già tirato. Porta a casa. Mamma mia, è un match, una caduta di tono anche per i commentatori, è un match veramente... Ok. Lollo è riuscito a entrare, però ha fatto troppo poco danno perché ha preso un reset. Eccolo! Inizia un minimo di panico per Seth. Le combo. Dio, aveva pure sbagliato. Vediamo se lo riesce a tenere lì. Deve stare attento. No! L'ha preso. L'aveva chiuso in corner e non è riuscito a punire il teleport. Quel teleport lì doveva essere punito. Attenzione. Ecco, adesso vedete che salta la super e GIF non può più saltare un Sonic Boom in tutta la partita. E adesso cosa succede? Succede che perde così. Sì, non ha perso, però ciao. Qui non c'è lo scampo, è un match boo. Siamo 1-0 per Soul Little Rock. Vabbè. Bravo. Gioco di fuzzi da parte di Seth. Il Lollo intanto gira. Continua a girare. Lo tiene lontano solo a fuzzi. Lollo entra. Ha sbagliato una brutta cosa. Lì doveva finire, doveva chiudere lì.
Ok. Deve essere paziente, Lollo, paziente. Soul Eater vuole chiudere. Vuole chiudere, vuole chiudere. Usa le barre per chiudere. Ok. Mamma mia. Non ha tanto da fare, non ha... Buono. Non gli salti in testa a Soul. A parte Soul, in generale, no, quasi impossibile saltare in testa a set. Sì, sì, e non si salta in testa a set. Oh mio Dio, questa la fa solo set. Super paziente Soul. Ebbene, lo prende! Oh, vediamo cosa succede, vediamo, vediamo. Perché ha tre barre. Ha scimmiata free. Eccolo! 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 Ancora una ne deve entrare. Gira. E gira al momento giusto. Oddio, 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 oddio. Come ha fatto a fare il calcio piccolo al posto dell'Ariat? Oddio. Oddio. E adesso cosa fa? Se Set carica la super è finita di nuovo. No, no. La punita orazione. La punita orazione. Siamo 2-0 per Soul Eater Rock. E siamo 2-0. Ok. Sì. Lollo è partito. Ci siamo, il LOL è riuscito a portarlo a metà vita, ma non basta, mi sa. Deve inventarsi ancora qualcosa. Vediamo, vediamo. Il LOL sta caricando l'ultra, pian pianino, no. Daniel non ha paura, ha provato. Adesso comincia un setup, vediamo cosa fa. No, 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 preferisce il metal build. Cerca di caricarsi le barre e si tiene le larghe. Alla fine sono abbastanza d'accordo, non ha scopo andargli addosso. Poteva fare il setup, ma alla fine perché rischiare? Ha preso un trade, sempre a vantaggio di Gif. Non ha senso rischiare quando puoi mettere su Mid. Reazione ragazzi, reazione. Non ci si muove, non ci si muove. E adesso vedremo anche un setup di post ultra. Vediamo se ha il coraggio di farlo, non ha detto che lo voglia fare. Non lo fa, non lo fa. Preferisce aspettare, sì sì, preferisce aspettare, vuole vincere. Non si salta, non si salta. Vuole chiudere, vuole chiudere. E chiude così. Match point. Match point. Match point, appunto. Match. Un match veramente triste, triste. Un match duro. Ulla. Vediamo, il Lollo comincia. Vediamo, 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 vediamo. Come si mettono le cose. Ah. Sì. Soul Eater si tiene lontano. Non vuole rischiare nulla. Super paziente. Non rischia niente. Se ne sta lì e carica barra. Ha portato via. Siamo a metà vita. Vediamo cosa combina. Dashback. Ce la fa. No, e Lollo sta provando a fare un attacco disperato. E salta e si prende l'ultra. Reazione ragazzi. Non ci si muove. Ok. Distanza. 7 pieno di barre. Se carica ancora una barra è finito il match. No. Vediamo, vediamo come se la gioca. Vediamo se Zerollo riesce a fare il miracolo. Oddio, pure il teleport. Oddio, pure il teleport. Ed è andata, ed è finita 3-0 per Daniel. Per Soul Eater Rock. Se l'è giocata veramente bene, ha dimostrato che è molto più forte. Vi facciamo vedere il bracket. Ok, vi facciamo vedere il bracket. Facciamo la semifinale che è... Ah no, scusate, c'è... sì, la semifinale che è il Forgo contro Daniel.